La capolista Russi, dopo il tonfo interno di 7 giorni prima con i Torconca, è chiamata alla risposta immediata onde evitare pericoli costanti. In nuova fete a domicilio ha collezionato 2 vittorie nel giro di ritorno su 2 gare a disposizione contro Fosso Ghiaia e Bagnacavallo. All'andata la gara terminò sul risultato di 2-2. Gli ospiti scaldano i guantoni romani fin dalle prime battute. Il traversore di Fantinelli viene raccolto dall'ex coriano Dumitru, il quale stoppa la sfera e impegna proprio l'estremo di casa. Il terzino dei Russi, Fantinelli, è ancora protagonista. Scambio con Keita, il quale crea scompiglio permettendo a Dumitru di toccare il pallone di testa. Romani blocca, ma tutto viene reso vano dalla posizione di offside dell'attaccante del Russi. La capolista, dopo una fase di studio, torna a colpire. Fantinelli scambia con Gualanti, apertura in direzione Salomone, che di prima intenzione smarca Fabbi, la cui battuta si perde a lato. In nuova fete risponde con gli Uzzi. L'attaccante viene chiuso dalla tempestiva uscita di Bartolini. Neppure il tempo di sistemarsi che il Russi colpisce. Lungo rilancio dalla propria metà campo a cercare Salomone. Ceccaroni, nel tentativo di fermare l'avversario, riesce nel suo intento a metà dell'opera. Poi, perdendo l'equilibrio, da terra con il braccio ostacola il calcio di Salomone. L'attaccante ha il piede già dentro l'area di rigore, quindi si tratta di penalty. Infatti vi mostriamo proprio l'immagine al rallentatore evidenziando quanto detto in questo commento. Dagli 11 metri, colui che all'andata aveva sbagliato un penalty, questa volta rischia di ripetersi. Romani intuisce la traiettoria, ma non basta. Russi avanti. Da un altro rilancio lungo addirittura arriva il secondo giallo per Ceccaroni nello spazio di pochi minuti. L'arbitro fischia quanto segue, qui il buon Federico nell'anticipo pulito su Dumitru tocca il pallone con la mano. L'arbitro fischia proprio questo, anche qui evidenziamo per l'appunto il tocco con la mano ad opera del difensore del Nuova Feltria, mentre la gomitata non c'è assolutamente, solo un tocco leggero sulla guancia appartenente a uno scontro normale di gioco. Questo occorre dirlo, secondo giallo per il difensore e dunque espulsione. L'orgoglio del Nuova Feltria viene fuori nel finale, Mezgur sotto rete alza la mira, mentre da un errato disimpegno della retroguardia ospite, l'unico errore in questo pomeriggio, lo ricordiamo, Bravaccini chiama all'intervento Bartolini. Squadra riposo sullo 0-1, non senza recrimini. Nella ripresa il Nuova Feltria con l'uomo in meno non riesce a fermare la corazzata del campionato. Dal corner Vasumini sotto rete tocca malamente il pallone del 2-0. Il Nuova Feltria reagisce, Mezgur in area avversa stoppa la sfera mandando al tiro il compagno, Bartolini nell'allungo evita il gol del pareggio. Da qui in poi un monologo della capolista che insegue il secondo gol con Salomone che dentro l'area di rigore viene ostacolato da Rinaldi. Per il capitano scatta il secondo giallo e dunque nuova espulsione, questa volta senza proteste. Dal dischetto Salomone sigla lo 0-2 che mette in cassaforte il match. Il terzo gol parte dalla discesa di Keita, traversone al centro per la testa di Dumitru. L'ex coreano sigla lo 0-3. La quarta rete vede incunearsi Salomone verso l'area di rigore avversaria, scarta Romani e deposita il pallone del poker in fondo alla rete. Giornata da incorniciare per Salomone, tra la nuova gloria e questo gol, nel mezzo un tentativo di Fabbri bloccato in 2 tempi da Romani. La manita arriva nell'extra time per l'attaccante che ha un conto aperto con la Valmarecchia, in quanto da solo aveva praticamente vinto la gara di Pietracuta. 0-5, Russi che ora deve pensare di difendere il primato dalla New Entity Torconca, Nuova Feltria che vedrà affrontare la prossima gara senza 2 perni della difesa come Ceccaroni e Rinaldi. In serata la dirigenza del Nuova Feltria Calcio fa sapere che, pur non contestando la netta vittoria dei Russi, non ha gradito i metodi di giudizio del direttore di gara. Non è la prima volta che giallo-blu pagano dazio in fatto di cartellini. Perdere sì, ma con rispetto.